Vi ricordate di Wilson Fisk, vero? Il cosiddetto Kingpin, il re del crimine. Mi dicono che non se la passi male nella sua cella a 5 stelle, che è più spaziosa dell'appartamento di Jared, mentre quegli squali dei suoi legali lavorano all'appello. Ma la giustizia non è ancora morta a questo mondo. Perché un recente reportage del Daily Bugle ha svelato che la sua Fisk Tower, ora in rovina e in attesa di demolizione, è stata occupata dagli abusivi. E non è forse un meraviglioso miracolo del karma che quel pacchiano monumento all'ego di chi si reputava al di sopra della legge sia stato invaso da una cricca di scrocconi? Ci manca solo che Spider-Man ne faccia il suo quartier generale! Come ci si sente a saltare sul tuo stesso petardo, Wilson? No, Jared, non c'è nessun doppio senso osceno. Leggi un libro ogni tanto! Allora. I nemici di Allen vanno fermati. Genki dice che Ailey, una street artist, ha una pista sui tizi che hanno preso di mira Harlem. Allora, vediamo. Vabbè, facciamo prima la secondaria, va. Genki dice che Ailey, una street artist, ha una pista sui tizi che hanno preso di mira Harlem. Ok. Vediamo se Finn ha nascosto il Newform al Gem Theater. Mattina, ma di notte proprio. Notte vera e propria. Una festa. Ehi, sei Ailey? Può fare richiesta sull'app. Genki dice che sapresti indicarmi i tizi che hanno preso di mira Harlem. Li hai seguiti? Un'idea rischiosa e coraggiosa. Vado subito. Devo fermarli. No, sto qui però a mirare. Vieni a festeggiare, Spider-Man. Sì, posso parlare con. Posso ballare con qualcuno? Sì, che è una festa. Sei così, Spider-Man. Tutto qua. Oh. Comunque non lo so, sono un po' preoccupato che di riuscire a fare in tempo, perché voglio dire, ormai è mercoledì. E mi sembra che il gioco stia durando di più quello che. Boh, ci sto dando dentro, infatti sono un po' stanco. Un po' perdo i colpi ogni tanto. Ehi, Coso, Ailey mi ha indicato dove si trova il covo dei nostri amici criminali. Devo interrompere le comunicazioni con il loro capo. Ma possiamo uscirci con questa Ailey? Do un'occhiata alla rete e vedo se riesco a capire come bloccare le connessioni. Fico, ti chiamo quando sono lì. Tanto lui non ha. Boh, mi sembra che abbia una ragazza. Il viso è così così, ma lato B è... approved 10. Posso bussare qua? Ehi, c'è qualcuno? La targa non si vede. E sì, anche qua mi fa venire in mente certe missioni di Division. Ma questo cosa sarebbe il... cioè... non c'è vento qua. Che sposta la neve. No, che non riusciamo. Torre degli Avenger. Poi qualcosa si sono sicuramente inventati, perché cioè, questo non esiste ovviamente nella realtà. Bisogna sapere quante cose non esistono. Ci vorrebbe una modalità tipo
So che qui ci sono le scorte, ma non ho ancora capito dove si entra. Eppure... Non vedo cose da distruggere, tipo... Vedo quella torre qua. No. Se lo sapete, se me lo indicate nei commenti. Genki, la pista era giusta, i bastardi sono qui. Ora li metto fuori gioco e cerco di fermare tutta l'operazione. Buona scazzottata, bello. C'è una marea di gente. Oggi devi parlare col capo. Mi aspetta una chiamata tra qualche minuto. Non è colpa tua, sei il magnifico. All'aria ai piani. Il capo guarda solo ai risultati. Ma lavori per lui da anni. Questo perché di solito io lo accontento. Jimmy ha mangiato la neve già. Segni d'oro. Che è successo? Faceva da intermediario. Le guardie del raptor non lo scoprono. Se dovesse parlare a testa del capo, potrebbe mandare a monte l'operazione. Supponiamo che il capo finisca fuori dai giochi, magari in isolamento. Ho sentito un rumore. Cos'è stato? Se entra dentro anche l'altro, no. Niente affa. Giù. Sparisci adesso e nessuno si farà male. C'è agganciato da qua. Ma cacca, non era qua dove dovevo andare. Sembrava la mattina, ma... Guarda qua quanti sono. E come diamine dovremmo trovarlo? E indietro! Sta ammazzando! Sta pieno di sorprese! Non sta ammazzando! Niente. Non può farcela da solo. No. Non è per questo che ho firmato. Si è nascosto. Scoviamolo. Non abbiamo più. Sparisci adesso, eh. Avanti. È mio. No, questi va a tirare giù. Prendi. Oh,
Eccolo lì. Poi mi sono sbagliato il tasto adesso. Accettate i resi. È uscito un lavoretto interessante, invece l'hanno rovinato. Cosa che ha detto? Un accesso. Ok. Quell'ingranaggio apre la porta. Non è quello che mi aspettavo. Deve esserci di più. Impronte. Che svaniscono. Ok. Classico pulsante da non premere. E io lo premo. Oh. Ehi, ho analizzato i dati. Le chiamate a Raft via webcam partono da lì. Taglio la connessione alla rete, distruggo il computer e addio ordini dal boss. Esatto. Un sotterraneo segretissimo dove ordivano i loro loschi piani ai danni di Harlem. Fico, fico ficata. Ah, qualcuno si è comprato un bel teleobiettivo. Mi stanno cercando. Ecco perché Pete mi raccomanda sempre di non togliere la maschera. Intanto questa me la prendo io. Computer facciamo per l'ultimo. Fist Nord, il negozio di Caleb, la centrale, tutti i loro obiettivi. Soldi, terreni, potere. Vuole prendersi tutto. A quei tizi non interessa chi ci va di mezzo. L'importante è accontentare il capo. Devono accontentare anche me, no? Anche senza il colpo in banca, il loro capo è ricco sfondato. Avranno già fatto altri colpi, voglio dire. Mi aiuti con un attacco ibrido? Certo, ma prima prova con V-A-N-E-S-S-A. Vanessa. Se il dispositivo è di chi penso io... Che succede? Salve. Tu chi sei? Cavolo, Fisk. Un bambino in calzamaglia che tenta di imitare Spider-Man. Posso tagliare il collegamento da qui. Tu fallo parlare. Fisk, ho rovinato i tuoi piani ad Harlem. Sei fuori dal mio quartiere. Il tuo quartiere? Oh, che te. Scoprirai che se osi sfidarmi, le persone che vuoi proteggere saranno le prime a soffrire. Che cosa significa? Ah, non lo so, ma dobbiamo scoprirlo. Allora. Devo tornare al parco e dire a Daily che ho sistemato questi tizi. Vabbè. Ma in realtà questa cosa qua probabilmente la fanno apposta per farti recuperare magari delle cose nel frattempo, no? Tipo... Miles, ha scritto Hale. Gli uomini di Fisk sono al CJ Walker Park. Non li avevo sistemati. Alcuni erano rimasti in giro per il quartiere. Devi sbrigarti. Stanno attaccando le persone alla festa. Avvisa Hale che sto arrivando. No, ma è ancora questo. No. E per farti sentire anche la storia. Vabbè, ci sarebbe questo.
se c'è il loro coso, ma... Avengers. Comunque ultimamente leggevo che i loro film stanno, alcune serie, alcune film stanno toppando alla grande, a parte che la qualità comunque è anche proprio scesa, però stanno un po' esagerando con tutte queste serie, ma soprattutto io personalmente non apprezzo troppo i crossover, cioè i incroci, i crossover in quel caso lì, sono già difficile starci dietro a una sola di serie, diciamo, a metri 5 metri da qua. Scommetto che mi sarà utile. Ma che... Tanto bloccato. Il balzo qua in effetti è basso rispetto a come ce l'avevamo nel primo. Vabbè. C'è Frida Kahlo? No. Fare la parte degli incazzati. Ma cazzo dura quello lì. Stiamo menando in santa ragione. Sono male, cominciamo a preoccuparmi. Gli aerei di non muoversi mentre io penso a questi tizi. Ok. E stai fermo. Ecco, a parte che poi arriva questo qui che si sistema lui. Col solito cavolo di... No, ho sbagliato il tasto. Non puoi farcela, mocciosetto! Sta andando bene. Ti dovevo venire! Questo è tuo? Non sappiamo dov'è! Eccolo, è lì! Cavolo siete? L'hai voluto tu! Attenzione! Sì, è finito! Danneggiato!
diretto. Vado veloce. Non avete sentito? C'è Spider-Man a vegliare su Harlem. Eravamo arrabbiati. Eccola. Non preoccuparti. Le vittime e i feriti sarebbero decine. Fosse prontamente intervenuto il secondo Spider-Man di New York. E anche casa mia. Usciamo? Ci resta però. Ne dubito. Ciao, Ei. Non mi puoi cambiare l'inquadratura così velocemente? No! Con Harlem ed è merito nostro. E non dire no, Miles, è merito tuo. Ok, hai ragione. Siamo una grande squadra. Cosa si prova a essere l'amichevole Spider-Man di Harlem? Non lo nego. È una figata. Oh, quasi dimenticavo. Danica Hart ha saputo della nostra impresa e vuole invitarmi nel suo programma. Ma è fantastico. Sei nervoso? Cosa? Nervoso? No, cioè... Oh, cavolo, come mi vesto? Non credo abbia importanza, dato che è un podcast. Ma potrebbe sentire che indosso la tuta! E se poi volesse usare la webcam? Oh, cavolo, devo prepararmi. A dopo! Ok. Non posso trascurare le indagini sul lupo. Vediamo se è al teatro. Vediamo. Abbiamo due. Questo cos'è che era? Facciamo questo, eh? Questo richiede livello 15. Facciamo questo, dai. Resistenza agli antivenom. Attiva l'occultamento per rimuovere all'istante la bolas. Usa questa modifica, questo è carino. Per saltare nel ragno verso e applicare al costume un filtro ispirato all'estetica di un mondo parallelo. Cosa vuol dire? Salta nel... C'è uno stile che possiamo applicare anche a altri vestiti? Dice i nemici di sentire l'eliminazione con... Ok... Questo qua, questi sono legati a completare tutto. Induce consumo, questo l'ho già visto. Anche questo qua completa la campagna. E la missione secondaria, il pigiama. Il problema è anche... Siamo sempre lì, anche qua, come tanti altri giochi che ti danno... dei poteri eccetera eccetera eccetera, quelli veramente utili sono più o meno quelli che abbiamo già su, perché altre cose così specifiche, vabbè, se vuoi fare la cosa di stealth occulta, vabbè, però questo qua, i danni inflitti dall'oggetto al lancio, ma
Gadget, possiamo potenziare qualcosa o no? Ma perché non me lo fai già vedere qua? Ho bloccato. Ah, questo ultimo è legato al New Game Plus. Tutti bloccati. Non mi ricordo se... Cioè, per dire, se fosse che l'uno possiamo farlo, dovrebbe essere un altro colore, per esempio, ma non mi ricordo se è così. Mi sembrava di no, però boh, magari non... Personaggi... Ah, no, in realtà c'era la biografia, non me la ricordavo. Migliori ladri di New York. Ora capisco perché lui e papà abbiano smesso di frequentarsi. In passato ha lavorato per clienti poco raccomandabili, tra cui il Roxxon. Mi chiedo cosa gli abbiano chiesto di rubare. E Wilson Fisk. Vabbè, la storia che vi ho tratto da Wikipedia era riferita comunque al primissimo, non tanto a questo. Penso che i rapporti con la Roxxon si siano incrinati perché vuole che stia alla larga da loro. Ci proverò. Ma non posso venire meno alla mia responsabilità. Per fortuna siamo disposti ad aiutarmi, sebbene questo infranga la sua regola di evitare le battaglie perse. Molto atletico, indossa un costume all'avanguardia che ne potenzia le capacità fisiche, molto abile nell'usare le gadget tecnologiche create da lui o smarriti ai legittimi proprietari. Allora, qua, fratello maggiore di Finn, sono molto legati, ma ciononostante Rick non mi ha mai fatto sentire fuori posto. Divora articoli scientifici come se fossero romanzi gialli. Legge anche quelli, sia chiaro, e conosce a memoria tutti gli album di R&B usciti prima degli anni 70. Da qualche anno lavoro nel reparto ricerca e sviluppo della Roxxon, non so se fidarmi di quell'azienda, ma Rick è un tipo opposto. Se lo hanno assunto non devono essere così male. Aggiornamento, eccolo qua. È stato Rick a sviluppare Nuform, non Simon Krieger, che però se ne è attribuito il merito. Rick si è persino ammalato a causa del Nuform, sarà per questo che Finn ha saltato il convoglio. Altro aggiornamento, Rick è morto per mano di Krieger. Ora capisco perché Finn odia la Roxxon. Vorrei avergli parlato prima che morisse, era il mio idolo. Potere e abilità, può risolvere qualunque enigma in meno di 30 secondi, memoria fotografica, è nerd senza essere sfigato, ma come fa? Teo Alvarez. Gloria, ok, questi sono i vari. Gloria, Caleb. Ma non c'è, ecco, non c'è Ailey? Sì, Ailey, writer, attivista che tratta temi come i eroi locali, il degrado urbano e i disagi subiti dalla comunità dei non udenti. Cioè, a parte che quando vedo un menu così e penso al lavoro che ha fatto al non lavoro che ha fatto Bethesda su Star coso là, Pinco Pallo, è veramente una... Cioè, sono veramente indecenti loro. Poi, Underground, è sempre considerata una mafia emergente, ma nel mondo criminale di New York non contava nulla prima dell'arrivo di Tinkerer. Ora dispongo di un temibile arsenale mutaforma e muovono guerra alla Roxxon senza preoccuparsi delle conseguenze sugli innocenti. Non dormirò sonni intranquilli finché non l'avrò fermati. Sono dotati della materia programmale Tinkerer, con cui possono stampare velocemente armi in 3D. A basso prezzo. Questi sono i Roxxon. Roxxon mi ritiene responsabile dell'incidente, ma alcune cose comunque le sappiamo, non è che mio caro zio. Prima di scoprire questo, Tinker. Qualunque sia il piano di Tinker collegato a quanto accaduto a Rick, devo saperne di più. La mente geniale è resa ancora più brillante dalla sua invenzione, una materia programmabile che le consente di stampare in 3D armi, corazze e innesti con cui potenziare le proprie capacità fisiche. Vabbè, proprio fantasia, diciamo. Mio amico, fenomeno portatore sano di buon umore.
una sorella. Finn è Tinkerer. Non me ne capaci, ma la realtà è questa. Capisco perché ci siamo persi di vista. Vabbè, adesso che famo? Oh, guarda che qualcosa. Qualche traguardo. Adesivo assorto. Adesivo più nuovo, ma si riferisce ai social. Cosa ce ne facciamo dell'adesivo? Cosa intende per adesivo? Una pappardella incredibile. C'è anche questa roba qua, capito? E Tesla invece non fa nulla, si entra in scena. Vediamo un attimo. In inglese dovrebbe essere, sì, curtain call. Curtain vuol dire tenda, la chiamata della tenda, chiamata sarà chiamata del palco, boh, sì, vabbè, si entra in scena, ok. Comunque se ci clicchi non è che, a parte una minima riassunto, non c'è altro. Ok, boh, facciamo così un attimo, siamo. Comunicazione interrotta, sono tutte queste qua. Io preferisco le secondarie a queste. Possiamo scattare una foto insieme. Sfoderiamo la posa migliore. In realtà ci servono comunque i punti. Allora, devo chiedere questa. Questa? Lì c'è una cassa. Ok, però vediamo se Finn ha nascosto il Luform al Gen Theater. Sto perdendo un sacco di tempo. Ecco che ha chiesto di scattare un selfie. Spider-Man, ciao! So che sei di fretta, ma puoi farti un selfie con me? Sì, certamente. Oddio, grazie! Anche abbiamo sulla... la cuffia. Oh, devo scappare. Spero sia venuta bene. È fantastica, grazie. Oh, una fuga di gas. Oh, non va bene. Sigillando le parti con la tela, conterrò i danni. Niente. Primi ripetutamente, ah, più possiamo farlo da qua o no? Niente. Si aprono altre palle. Oh, fermati. Si rallenta troppo poco per... Non è un buon segno. Cioè, tra poco esplode il palazzo. Spegnere qua, ti prego, funziona. Qua. E i pompieri dovrebbero arrivare a breve. Forza, gente. Oh. Grazie, Spider-Man. Non avevo mai visto un condotto esplodere in quel modo. Per fortuna sei arrivato. Nessun problema. Ero nei paraggi. Mi hanno parlato della tua app. Non ho un buon rapporto con la tecnologia, ma gli darò un'occhiata.
Vabbè, ve lo cercare, okay. Simpatica. Vediamo se Finn ha nascosto il Nuform al Gen Theater. Allora, proviamo di questi. C'è ancora due cose bloccate. Se serve qualcosa, posso trascurare le indagini sul mondo. Vediamo se ha teatro. Cos'è questo? Game Paradise. Organizza uno spettacolo al giorno per questo. GameStop praticamente. No, oh, una cosa sul grattacielo in costruzione. Anche qua è bello che l'altro non... Mi chiamo Danica Hart. Sto preparando un podcast sull'underground e il tuo amico Smanettone mi ha detto che ti serviva aiuto. Oh, wow. Sono un po' fan sfegatato. Mi trovo in uno dei loro cubi proprio ora. Consigli? Sei il mio fan? Oh, wow. Ok, scusa. I loro cubi sono schermati dalle onde radio per impedire alla polizia di coordinare le eruzioni. Disattivare i disturbatori dovrebbe rimuovere il problema. D'accordo. Grazie per l'aiuto, Danica. Che pericolo. Sono sotto. Proviamo. Infatti. Che pericolo ancora che... Ma... Dai, vai a vedere la... Ah, c'è questo stronzo qua, ecco perché. Allora, vediamo. Pericolo per quale motivo? Cinque dimensioni di occultamento, 12 minuti. Vabbè. Ah sì, meno importa veramente poco, visto che sono difficili, ci vuole un sacco di tempo poi per farle così. Però me ne ricordo, nell'altro c'era, si poteva rifare, riavviare, no? Mi sembra, qua, come funziona? Può essere che sia da qua, oh. Vediamo un attimo. Venite qui! È la Roxxon! No, ma bel tentativo. Ehi, ho spulciato i casi di cronaca locale. Dove ti trovi? Si è svolto uno scontro a fuoco tra il Maggia e un gruppo non identificato. Sicuramente l'underground, prima che arrivi. Ma a questo punto alcuni... alcuni... Il Maggia, le grandi famiglie criminali! Devono farlo una reputazione. Avranno sfidato i predatori qui. Che cavolo. Che pesantino, sarà perché è un'aria aperta.
Quante cose interessanti c'è lì. Appena... ma combattono... che cavolo... tutti con questa cosa qua. E giù. Cavolo, troppo distanti. Stavo guardando il tizio sopra là perché pensavo che si potesse bloccare con la ragnatela, invece no. Ma vaffan bagno.